Food globalization has opened up endless opportunities for consumers. However, despite its positive benefits, it does present the hidden risk of homogenizing food habits, wiping out traditional and local diets, which have been the source of good health and well-being for centuries, as well as an important part of the culture and traditions of many countries. Despite their many differences, nearly all traditional diets are based on a staple diet of fruit, vegetables, cereals, and legumes. Meat, fish, and traditional dairy products make up the main dishes, whilst edible fats like olive oil are used as condiments. Cakes and chocolate are eaten as treats or on special occasions. In order to promote and protect traditional diets like the Mediterranean one, Italy founded a group of friends of healthy and sustainable diets at the United Nations. It aims to do this by promoting food diversity, the importance of balanced, healthy, and sustainable diets, taking into account the importance of food as part of the cultural heritage. Good evening. Buonasera a tutti. It is my pleasure to welcome you to the Italian Cultural Institute. This short video was to introduce us to the theme of this evening, which is the fourth week of the Italian cuisine in the world. The theme of this year's edition of the week is food education, and we've got a glimpse of what we mean by that in the video. Food education, the culture of taste. The overall goal of this initiative by the Ministry of Foreign Affairs has basically three main points. One is to bring to light local and regional tradition. The second one is to the safeguard of products. And the third one is the promotion of top-level cooking and hospitality. The project was conceived by the Ministry of Foreign Affairs with the support and the contribution of several ministries in Italy, the Italian Trade Commission, the Accademia della Cucina Italiana, and also the Government Tourist Office, also known especially here in New York as ENIT. And we are very happy that tonight we could partner with the office, the New York office of ENIT, for this event. And I would like to invite here Caterina Orlando, the head of the ENIT office here in New York. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for coming. It's thank you, Paolo. It's our pleasure to celebrate the fourth week of the Italian cuisine in the world here in New York. You know, the Italian Tourist Board promotes Italy as a tourist destination. And the food is one of the main reasons the Americans want to visit Italy. It's actually the second reason after arts. So the food became our perfect and unique ambassador. The tourist wants to explore the culture, the territory, and the history through the food, experiencing the food and, you know, to explore and experience the Italian lifestyle, the true Italian lifestyle. Tonight, the food will be celebrated and represented by the Abruzzo region, which has a great gastronomic offer, along with its art and history and culture, of course. I'm going to leave the stage to some beautiful images, and please enjoy the video and the rest of the evening. Thank you very much. Buongiorno, signora. Now, the
topic of tonight's event is art and food, artists and chefs. It is a unique, I think, editorial project that has brought together artists and chefs, and we could discuss later if chefs are also artists or vice versa. The volume that we are presenting tonight, and you can see there, is the third of the series, and there's a fourth that is forthcoming. And I'm very happy to introduce to you tonight the creator of the series, Domenico Monteforte. Domenico is an artist in his own right. He comes from one of the most beautiful parts of Tuscany, the Versilia, and the beauty and colors of Versilia can certainly be seen in his works. Check them out, they're really beautiful, and the works, they have been exhibited internationally in the US and in Europe, especially in Germany and in China too. Thank you. Next to him, representing all the chefs in the various books, we're very happy to have William Zomfa. He's a Michelin-starred chef of the restaurant Magione Papale of L'Aquila in the Abruzzo region. And he comes here after a very long journey from Shanghai to Dublin, where he was awarded a very important prize, and he will tell us about it maybe a little later. And also I'd like to point out something that I appreciate very much. He's a teacher at the Università dei Sapori in Perugia, the University of Taste in Perugia. So, Domenico, you have the floor. Buonasera a tutti. Allora, è un grande piacere, un grande onore essere qui stasera per questa presentazione che insomma dà grande prestigio alla pubblicazione che ho ideato e che ho fatto così. Ora vi racconto il modo. It is an honor for me to be here tonight. It's an event that gives great prestige to the editorial project that I have created. L'arte in cucina è un libro che nasce per gioco, per divertimento. Io sono un artista, mi piace però la cucina, mi piace cucinare, e questa è una cosa che è comune a molti altri artisti in Italia. The project was born out of almost as a game or a form of entertainment. I am an artist, he is an artist, but he also likes to cook, and this is a passion that is shared by also many other artists. E quindi questa cosa è nata in maniera molto giocosa e con una casa editrice però molto importante, e in pochissimo tempo, in poche settimane, ha avuto un successo incredibile. So the project was born in a playful way, but then I found a very important publishing house, and in the course of a very few weeks, it became immediate, a concrete reality and a very successful one. Al punto che da un libro che doveva essere quindi un numero unico. Quindi un numero unico, e siamo al terzo e stiamo lavorando per il quarto. So that it was supposed to be just a one volume, but in fact we have done already three and we're working on the fourth one. È un libro che ha avuto un grande successo, una grande diffusione sul territorio italiano, e è stato presentato più volte nella televisione di Stato, e ha portato agli artisti che hanno partecipato una serie di mostre per il paese, nel quale siamo stati invitati a esporre, oltre che appunto a presentare il volume. The volumes have had a great success all over Italy, and the artists have been able to draw on the success of the books they have
been able to have personal exhibitions, and the book was presented in those exhibitions, so one helped the other. La formula è molto semplice, perché per ogni artista c'è un abbinamento con uno chef che può essere stellato, ma può essere anche un cuoco di una trattoria. Quello che è importante è che la cucina e la ricetta che viene presentata nel libro sia una ricetta tipica del territorio, del paese, della regione dove l'artista lavora. So the formula is quite simple. Each artist chooses or gets paired with a chef, and together they propose a recipe, a dish. The chef does not necessarily need to be Michelin starred like our friend William here. It can be a cook from a simple trattoria. The important thing is that the recipe, the dish, has to come from the tradition of the region or the city where the artist works. Questo perché l'obiettivo principale del libro è di valorizzare gli aspetti e le ricchezze enogastronomiche del nostro paese, dal piccolo produttore di formaggio fino ad arrivare alla pasta che si può trovare anche negli Stati Uniti. Però ecco, sono tutte ricchezze e particolarità che il nostro paese offre. So the goal behind all of this is to give to enhance and to give visibility to the richness of the Italian tradition from the smallest products to the bigger restaurants and establishments. Ogni ricetta ha un abbinamento di un vino differente, quindi è un'ulteriore ricchezza del piatto che viene proposto, e quindi c'è una presentazione di un vino, di un'etichetta del vino, c'è una presentazione di un olio piuttosto che di un aceto balsamico, e queste sono scelte che competono agli chef che hanno partecipato al progetto. Io non ho messo bocca. So not only there is a combination of an artist and a chef, but the chefs have chosen a wine and another product, often like an olive oil, for example, and these products are presented in the book in the same pages where the recipe is explained, and this is precisely to give visibility to those products and to the wine producers. Ecco, ci tengo a dire una cosa che mi sta molto a cuore, che alcuni degli artisti più importanti del nostro paese hanno aderito a questo progetto. È stata una cosa molto bella, molto divertente, molto leggera. E posso fare dei nomi, voglio dire Luca Linari, che è scomparso pochi mesi fa, parlo di Marco Lodola, che è un artista, un amico, è un artista molto stimato e molto conosciuto, Nunziante, Borghi, lo stesso Baldessari che è qui con me, lo stesso Joe Chierchio, un carissimo amico, un artista newyorkese che ha partecipato al primo volume e che penso si sia divertito come tutti gli altri a fare questa cosa. So Domenico is very proud of the fact that many important artists have decided to participate in this project, including Linati and Lodola. Lodola, sì. And also we have here with us Carlo Baldessari. Can you stand up, sir? And Joe Chierchio over there. Thank you. And they all had fun.
Ecco, quest'anno abbiamo pensato di dedicare la copertina di questo volume, che è il terzo volume, a uno chef molto importante, ma soprattutto a una città che 10 anni fa ha passato un momento, e credo che quel momento non sia ancora finito, estremamente difficile, che è L'Aquila. So we decided to dedicate the cover of the volume to a city that 10 years ago had a very unfortunate and unpleasant situation, which is the city of L'Aquila, that had, as you many of you probably remember, an earthquake that destroyed many buildings and many lives. And it's a situation that's not resolved yet completely. E quindi per accendere una luce, per ricordare appunto dopo 10 anni questo fatto così grave e così, insomma, drammatico, abbiamo deciso di chiedere a William Zonfa di realizzare un piatto per la pubblicazione, e siamo molto orgogliosi della sua adesione e del fatto che questo libro sia stato particolarmente apprezzato dal pubblico. So to just to lit up a small light in remembrance of what happened in L'Aquila, we asked William Zonfa to create a dish for this book. And we're very proud that he is accepted, and we're very proud that the book has been so successful. Detto questo, io sono molto orgoglioso di lasciare la parola a William, che vi illustrerà i motivi per cui ha deciso di partecipare a questo progetto, oltre che parlarvi del suo lavoro, che è estremamente interessante e, insomma, anche molto, devo dire, riconosciuto nel mondo, visto che negli ultime settimane ha ricevuto parecchi premi. Ecco, so I'm leaving the floor to Chef Zonfa, who will tell us about the this project and about his work and about his international accomplishments. Grazie, grazie a tutti. Voglio ringraziare particolarmente Domenico, che mi ha dato la possibilità di raccontare la mia terra a questo bellissimo libro. Thank you all, and I'm thankful especially to Domenico, who gave me the opportunity to tell the story of my region. Questo piatto che vedete qui, tieni il microfono. Questo piatto che vedete qui è un baccalà cotto nel latte di mandorla allo zafferano. The dish you see there is salt cod that's cooked in almond milk with saffron. Sì. Il zafferano è uno dei prodotti più importanti della mia terra, dove io ne sono da 6 anni ambasciatore per tutto il mondo. Saffron is one of the most important products of the Abruzzi region, and he's been for 6 years the ambassador of ambasciatore della regione o dello zafferano? Dello zafferano nel mondo. Ambassador of the Abruzzi saffron in the world. Io e L'Aquila, noi abbiamo aperto il ristorante nel 2010, l'anno dopo il terremoto. He opened the restaurant in L'Aquila in 2010, the year after the earthquake. All'inizio è stato abbastanza tutto molto difficile, perché non avevamo né un tessuto sociale né un tessuto turistico che ci poteva permettere di fare economia e di portare avanti questa idea di ristorazione. In the beginning it was very difficult because there was no
social fabric, no tourist infrastructures or traffic that would allow us to grow. Oggi invece, dopo 10 anni, siamo uno dei ristoranti più importanti d'Abruzzo e uno dei ristoranti che rappresenta le eccellenze italiane. And today, 10 years after, we are one of the best restaurants in the Abruzzi region and one of the excellences of Italian hospitality restaurants in Italy. Io ho nella mia città, perché io sono dell'Aquila, quindi in questa città ho 2 ristoranti, uno ristorante tradizionale e un ristorante gourmet con la stella Michelin che ha solo 5 tavoli. Solo 5 tavoli. Tavoli. So he has in the city of L'Aquila, which is his own native town, he has 2 restaurants. One is a regular, let's call it regular restaurant, and the other one is a more upscale restaurant that has only 5 tables. Questa foto che vedete qui è un'immagine che io ho voluto fortemente riproporre nel libro di Domenico, che è praticamente tutta la mia squadra del ristorante. Dietro praticamente c'è uno dei monumenti più importanti della mia città, che è la Basilica di Colle Maggio. That the photo that you see in the book there is a photo that he wanted very much to have in the book, and it portrays himself with all his team, the restaurant team, and in the background there is one of the most important monuments of L'Aquila, the Basilica di Colle Maggio. All'interno c'è una mia intervista di 4 pagine dove racconta un po' tutta la storia dal terremoto ad oggi, tutta l'evoluzione di questo ristorante, del nostro ristorante, in un contesto che è tuttora ancora difficile. And accompanying the photo there is an interview, a 4-page interview where he tells the story of what happened between the establishment of the restaurant till today and all the accomplishment that they have done in a situation that is still today difficult. La cosa che mi fa più piacere di questo libro è che fondamentalmente noi oggi viviamo un lavoro riconosciuto, ma la cosa più importante e di cui ne vado fiero ed orgoglioso è che questo libro è per me un trampolino di lancio per far sì che la mia città può tornare a volare. What I'm most pleased and proud of is that the book tells the story of tells a success story, but also it's a book that it's a launching pad for the city of L'Aquila to be flying again. Ringrazio ancora Domenico per aver dato a me questa piccola opportunità, ma una grande opportunità alla mia terra. Grazie. And I'm thankful again to Domenico for giving me the opportunity to help my own city. Permettetemi di ricordare che in questi giorni in Italia stiamo vivendo dei momenti estremamente difficili per quello che riguarda il maltempo, e voglio ricordare Venezia. Venezia sta soffrendo veramente qualcosa di molto grave e molto brutto. Io sono felice di poter dire che stasera qui con noi c'è un artista che è Carlo Valdessarri, appunto, che si è abbinato per puro caso, ma le cose poi non succedono mai proprio per caso, a un ristorante di Venezia. Quindi lui stasera rappresenta praticamente questa città
che tutti noi portiamo nel cuore, così martoriata. Quindi vorrei fare un applauso per Venezia e poi avrei piacere che Carlo dicesse qualcosa a questo proposito. We would like to remind that the city of Venice is having these days very difficult moments, as you probably have seen in the news and on TV. And we are very especially because Venice is a city of art, we're very close to it. And by chance, we have with us one of the artists that we have here with us, Carlo Baldassari, has been paired with a Venetian restaurant in the book. And so Carlo can be considered today a representative of the city of Venice, and we propose an applause, first of all, to the city of Venice, and then an applause to Carlo, who will talk about this restaurant and about his own experience in the book. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Carlo Baldassari, sono un artista modenese, ma collaboro moltissimo con Venezia, col vetro di Venezia. E il mio modo di creare arte è tutt'altro di quello che viene lavorato sulla terra di Murano e che voi in tutto il mondo conoscete. His name is Carlo Baldassari. He's an artist from Modena, but he works very often with the city of Venice. He works with glass, although not in the traditional way that we all know from the island of Murano, but in a more personal way. Perfetto. Io mi sono legato molto a Venezia perché la mia storia è un po' particolare, parlo un po' a ritroso. Io per 30 anni ho fatto il dentista in Italia, 10 anni fa mi sono inventato un po' il modo di creare il vetro in modo lavorandolo in riciclato. I've been working with Venice for more than 10 years. I used to be a dental technician, and then I discovered a passion for working recycled glass. Ho sempre avuto questa passione di arte. Naturalmente la mia professione mi ha portato per anni a fare altro. Dopo mi sono iniziato a emozionare, a lavorare il vetro. Mi sono legato molto con Venezia perché ho amici e appunto in questo caso qui, anche nel libro, io collaboro con un ristorante importantissimo di Venezia col quale, come appunto diceva Domenico, in questo periodo stanno vivendo momenti duri, ma vi assicuro che sono persone volenterose che dalla sera alla mattina si stanno rialzando con grande volontà. And as I was working in with the city of Venice, I made friends there, and not only in the art world, but also with the restaurant that appears in the book. And although they are living very harsh and hard moments now, I can reassure you that they are very strong and that they're working hard to get back on their feet. Io ho iniziato appunto, come vi dicevo, questo percorso artistico, principalmente faccio sculture e faccio lampade, oggetti d'arredo per la casa, e in questo periodo in me è nata, appunto collaborando con Domenico per già la terza edizione, ho iniziato a fare un progetto del food and beverage, che sono piatti in vetro che vengono utilizzati in ristoranti, queste champagnere per i catering, per gli alberghi. In questa occasione, diciamo, newyorkese, ho portato qualche pezzo con me perché ho anche molti clienti privati, perché come diceva appunto Domenico e anche William, anche a noi in casa nostra, nel privato, ci piace cucinare qualcosa per gli amici. I usually do objects in glass, and for the occasion of the book I started doing things for restaurants and also for table service, and I brought with me a few examples, and they're over there on the piano and
maybe you can show them to us. Yes. in a minute. E l'ultima cosa volevo dirvi, quando ho iniziato io questo percorso, che nell'arte non conoscevo praticamente nulla, ad oggi in 10 anni posso un attimo vantarmi di aver fatto più di 120 mostre in Italia e nel mondo. E in Italia lavoro, diciamo, come cliente privato per la Pagani Automobili, che voi conoscerete, e sono il suo artista e creo le sculture per i clienti che acquistano queste vetture qua. So just to finish, I want just to tell you that I've done more than 100 exhibitions in Italy, and that right now I'm working for Pagani Automobiles, which is a brand that you all know, and it's one of the also excellences of Italian lifestyle. Bene, non ho altro da dirvi, vi ringrazio ancora della vostra gentilezza. Thank you. Joe, my great friend. Joe ha partecipato al primo volume. Joe is one of the artists in the first volume. È un caro amico, è una persona a quale voglio molto bene. He's a dear friend. Con Susan, che è la moglie, e che oggi non è qui perché non sta molto bene. Joe. Thank you. I'm a Italian American, but capisce niente of Italian. I met this man about 15 years ago, in Forte di Marmi, beautiful, beautiful place in Toscana, and he invited me to have a show with him, and we had many shows together in Forte. And then when he comes to New York, he comes to my gallery in the Hamptons, so he shows there, and we have a wonderful relationship. I can't believe he's married now and has a baby. That I can't believe. He came to me in New York with this book idea he had, Artist and Food in the Kitchen. And my fiance's family is in the restaurant business in New York. They own Tony DiNapoli's and all the Dallas BBQs in the city. So I eat very good every night. So he told me about this idea, and he said, we would like to shoot something in your kitchen in Tony DiNapoli's and show your fiance's work and my work, because she's an artist, she's a sculptor. So I loved the idea, and he came to at our kitchen, and we took photographs of a lot of the dishes, and what was nice, you see the food, and you see the artist's work side by side. It's a nice connection. So I think we made a veal parmesan as one of the dishes, New York style. And that's about it. And you know, I love having him here when he comes. And the book is great. I was in the first book that he made. Now he's got 3 out. So I like this. Congratulations. Thank you. There are questions. Yes, what was the name of the restaurant in Buonasera, scusi. What is the name of the restaurant in Venezia that you were referring to? Il ristorante in Venezia. Scusi? Ah, okay, grazie. The restaurant is called Oliva Nera and is where? Which part of Venice? Near San Marco. Okay, I'll ask a question. Domenico, what was the most difficult dish? The one that you had to repeat over and over until it came right? È stato il più difficile, quello che avete dovuto ripetere prima che venisse bene la foto. Il problema è stato. Allora, questo è un aneddoto divertente.
abbiamo, siccome noi richiediamo delle foto in alta definizione, la pappa al pomodoro, che è un piatto semplice, tipico e buonissimo della cucina toscana, non era facile da fotografare. So this, wait. a funny story. They all, for the book they require, of course, high resolution photographs. And one of the dishes, which is the pappa al pomodoro, now I want you to describe it, what it is, was particularly difficult to photograph. Spiega cos'è la pappa al pomodoro. Cos'è la pappa al pomodoro? Pappa al pomodoro è praticamente uno dei piatti più rappresentativi della cucina toscana, dove venivano consumati tutti gli ingredienti più poveri. Uno tra tutti è il pane raffermo, il pane che rimaneva a casa durante tutte le settimane, veniva praticamente ammorbidito dentro al pomodoro, e quindi era un piatto di recupero. Pappa al pomodoro is one of the most representative dishes of the as we say in Italy, the poor kitchen, the poor cuisine of Tuscany, and it was made using the leftover bread, the stale bread from the day before, from the week before, that was soaked in fresh tomatoes, and then, e poi praticamente diventa un po' come una crema, no? Quindi praticamente non riuscivi a mangiare il pane secco perché era duro, e in questa maniera tu riuscivi a consumare quello che era un prodotto che tendenzialmente poteva essere buttato, no? Yeah. And so by soaking it in fresh tomatoes, it became eventually creamy and it could be easily had, maybe with an addition of olive oil or salt and pepper. Okay. Domenico. Beh, la cosa da raccontare che è divertente è che la foto veniva un po' scura e quindi il grafico ogni volta chiedeva una nuova foto. Quindi l'artista un giorno mi telefona e mi dice: basta, io ho mangiato 5 giorni di fila la pappa al pomodoro, questa è l'ultima volta che facciamo la foto. E è andata bene. So the photos turned out too dark, and the graphic designer kept sending it back, and at one point the artist called Domenico and said, that's it, I've eaten pappa al pomodoro for 5 days and I can't take it anymore, so if this is the last photo, if it's good, it's good, otherwise forget it. And luckily it was a good photo. Il libro è a tanti aneddoti, il libro è impostato in una maniera che è un magazine, perché contiene interviste a vari personaggi, produttori di vino, attori, è fatto in una maniera che è molto divertente e molto leggero da consumare. So the book is in itself a product to be quote unquote to be consumed, in the sense that it's it has anecdotes, it has interviews with actors, with writers, not only with the artists and the chefs. So it's built in a very entertaining way, almost as a magazine. And how many copies we have there? Quante copie abbiamo? Sì, una decina, 8. So there are 7-8. Copies there, and if anyone is interested, they're for sale. I have a question. So when you take a picture, the food is not really fully cooked. At least that's what I learned when I did false turkey or something. So that's not really edible. So what happened after you cooked it to be edible, or so how did you take the picture? Mm-hmm.
Io non mi occupo personalmente delle foto, ci sono dei fotografi apposta. Credo che la cosa più importante sia la luce, per cui deve avere una luce naturale per poter ottenere dei colori molto vicini al vero. Se si usano delle luci artificiali può essere un problema. Domenico doesn't deal with this aspect of book production, so he can't really answer your question, but he knows that the most important element is the light, so that the ideal situation is to use natural light and not artificial lights, because artificial lights can change the colors of the dish and doesn't look good. Diciamo che il fotografo è stato il più fortunato perché quei piatti che stanno lì li ha assaggiati tutti. Yeah, let's say that the luckiest of all was the photographer, because he could taste all the dishes. E voglio dire una cosa che è divertente. Questo libro era pensato ed è stato concepito per avere una piccola nicchia di mercato in Italia. In realtà lo scorso dicembre eravamo a Mosca per una fiera del turismo molto importante alle scuderie del Cremlino, e abbiamo venduto un sacco di copie. Io non so come si faccia, perché purtroppo è solo in italiano per il momento, poi domani vedremo se sarà possibile farlo anche in inglese. Another thing that he wants to say about the book is that it started as was conceived as something for a very small slice of the publishing market, but then it went on to become something much bigger. Last year at Christmas they were in Moscow for a fair, and they sold he doesn't know how many copies. And that's a kind of a puzzle, because the book is only in Italian, and maybe it will. We're thinking about doing it in English too, or doing an American version of it. But till today, it's only in Italian, but it has sold very well. How does one submit an application or be selected to be in the next book? Sì, accettiamo delle proposte e valutiamo. Il libro ha un numero chiuso di partecipanti. E quando arriviamo al numero di 55-57 artisti, chiudiamo. Per cui noi accettiamo proposte, perché quello che io desidero è che il libro abbia sempre di più un respiro internazionale. They do accept submissions and proposals. The volume has a fixed number of artists, which is 55 or 56. And once they reach that number, they close the volume, and they do this because they try to have a more international dimension to the series. And where do you make the application to? Poi gli do la mail. He will give you his email address afterwards. Se posso permettermi, vorrei dire che una cosa estremamente importante, cioè William Zonfa è fra le 50 persone più influenti della sua regione, e quest'anno, pochi giorni fa Dublino ha vinto il premio come miglior ristorante contemporaneo della sua regione. Quindi
Se avete delle domande anche da fare a lui, penso che sarà estremamente interessante, perché non è che capita tutti i giorni di poterlo avere come ospite. I would like to. He wants to add that Chef Zonfa is one of the among the 50 most influential people from the Abruzzi region. And a few days ago in Dublin, he was awarded as the best contemporary restaurant of cucina abruzzese in the world. So if you have some questions for him too, is ora faccio una domanda io. I'll ask a question. Cosa significa cucina contemporanea abruzzese? What does it mean, contemporary cuisine? No more spaghetti alla chitarra? Questa è una bellissima domanda. c'è sempre un po' incertezza, o ancora non si capisce bene quello che vuol dire tradizione e innovazione. Molte volte quando si parla di innovazione uno pensa che facciamo un lavoro che stravolge, invece no. There's no clear-cut line between tradition and innovation. And when one speaks of innovation in cuisine, it's not clear whether they mean to completely change tradition or overhaul it or what they're trying to do. La storia della vera cucina italiana sta nelle tradizioni. Quello che noi oggi facciamo, cerchiamo di concentrare e rialleggerire quelli che sono i sapori e i piatti di questa tradizione. The history of Italian cuisine is in the traditions, and what we're trying to do is to take those traditions and to make it more light and more fitting to contemporary lifestyle. Oggi diciamo avendo l'opportunità di raccontare la cucina italiana in giro per il mondo, la cosa che possiamo constatare è che la cucina italiana è una cucina ricca di tradizioni. Queste tradizioni vengono rinnovate per far sì che i piatti hanno ancora più sapore e massime leggerezze. Quindi fondamentalmente la cucina italiana è una cucina di sapore, ma anche grande attenzione alla salute oggi. E questa è la forza della cucina italiana nel mondo. So having the possibility to bring this and to tell the story of Italian cuisine abroad, we came to realize that the strength of what we do today is to take the strong taste of traditional dishes and make them more light and also more healthy. So there's a very strong attention to problems that we are aware of today about health and sustainability. In inglese, scusi. What make you decided to open your own restaurant, and also where did you have the opportunity of working prior from opening your own restaurant, please? Quando ho aperto il ristorante? La mia vita, tutta la mia famiglia lavora in polizia di Stato in Italia. All his family works in the state police. Very well.
Io sono, diciamo, la pecora nera della famiglia, no? He's the black sheep of the family. Io ho coltivato sin da bambino un sogno, quel sogno di diventare un grande chef. And since he was a child, he had a dream, the dream of becoming one day a chef. Subito dopo la scuola ho avuto l'opportunità di lavorare forse nei più grandi ristoranti d'Europa, tra cui Alain Ducasse, Monaco, sì, Luigi Kenz. And after school, after studying, he had the opportunity of working in prestigious restaurants, including Alain Ducasse in Monaco. Poi ho continuato il mio percorso in Germania e in Giappone. And then he continued his path first in Germany and then in Japan. In Japan we work in Rebuchon. Joël Rebuchon, yes. Il momento in cui ho deciso di raccontare la mia vera identità culinaria, cioè il momento in cui ho deciso di fare lo chef, sono tornato a casa perché volevo raccontare tutto quello che William aveva appreso andando in giro per il mondo alla propria città. And the moment he decided to create his own restaurant, his own activity, he decided to go back to Italy because he wanted to bring to his own native town what everything that he had learned around the world. Nel momento in cui ho deciso di aprire il ristorante nella mia città, è successo il terremoto. And the moment he decided to open the restaurant, the earthquake happened. Però la forza e la voglia di voler raccontare quello che io ho vissuto come esperienze è stato più forte. E ho continuato. But paradoxically, what the desire to tell what he had learned became even stronger after the earthquake. Oggi riesco a darvi 100 ricette, 200 ricette, ma forse la ricetta più difficile è quella di spiegarvi come sono riuscito ad emergere in questa terra così difficile. Today I could give you 100, 200 recipes, but the thing that is for me is most difficult to tell you is the recipe of how I succeeded in establishing my own thing in this very difficult land, difficult situation. Nonostante tutto, oggi diciamo ho una figura da chef abbastanza affermata. Vivo la cucina come se fosse per me ancora il primo giorno da stagista. Forse questa è la ricetta più importante, la passione. So for, perhaps the most interesting thing that he can share with us is that even today when he's in the kitchen, he feels like it's like the first day when he was an intern in a restaurant, learning the trade. Yes. Grazie. Thank you very much. I wonder if you could tell us one or two stories about the art that is the result of the relationship between the chef and the artist. What happened? How were they inspired? And what did they make? Beh, gli aneddoti sono diversi, perché in 3 anni a questo punto con circa 180 artisti sono successe molte cose, ecco. So the anecdotes are many because in 3 years and with
180 artists, many things have happened. Per esempio, alcuni chef hanno interpretato dei dipinti realizzando dei piatti che prima non esistevano. For example, several artists have interpreted dishes, creating works that were extremely original. E quindi queste contaminazioni, perché di tale cosa si tratta, perché giustamente, come mi fa notare William nella sua intervista dentro il libro, quando gli viene chiesto se l'arte e la cucina possono andare a braccetto, lui risponde sì, perché la cucina è arte. And these contaminations are very paradigmatical in what we have done, what we continue doing, and this is explained best in a passage in the interview of Chef Zonfa, where he's asked what's the relationship between art and cuisine, and he says, well, they're almost the same thing because cuisine is an art. Thank you so much for bringing this exciting book here in New York. And you said something about 100 recipes. I wonder if we'll get a chance here in New York as New Yorkers to maybe have these recipes come into food that we can order in restaurants here, possibly in Manhattan. Would there be a chance of doing that at all? Allora, l'unica cosa che io chiedo agli chef che partecipano al libro è di proporre delle ricette che siano semplici da fare. Perché se io faccio un piatto di spaghetti al pomodoro, può essere buono, se lo fa lui è eccezionale. Quindi la ricetta che chiedo appunto a questi professionisti della cucina è che siano tutte cose che poi a casa le ricette che sono nel libro si possano ripetere. One of the thing, the only thing that I ask the chefs that participate in this project is to create recipes that are not too complicated, that are actually easy enough to be made at home. I have this question for both of you, if anyone would like to answer it. India is a big market, and Italian cuisine is becoming very popular in India. So I'm wondering whether do you have any plans to take your cuisine to India? And my favorite Italian restaurant is called Flavors, which is opened by an Italian who married a local woman from northeastern part of India. So, do you have any plans? In India? Mi piacerebbe molto, ma he would like very much to. I don't know. Ma diciamo che abbiamo fatto molti giri per il mondo, però in India non ci sono mai stato. Se lei ha un contatto, ci andiamo. It's been to many places in the world, but not in India. And if you have a contact there, you'll be happy to follow it up. Okay. Thank you. Okay. One more question. When you talk about artists, are you only working with visual artists, sculptors, and
painters, or are you also thinking about composers, musicians, opera singers? Cioè, sono solo artisti visivi, scultori e pittori, o lavorate anche con musicisti, compositori, cantanti d'opera? Sono artisti anche loro? Sì, sono artisti, ma io sono un pittore e quindi non ho mai pensato, cioè il libro è dedicato agli artisti intesi come persone che lavorano con le arti visive, insomma, per cui fotografi, scultori o pittori. So he's Domenico is a painter, so he has so far he has worked only with painters or photographers or sculptors. But he never thought of working with musicians, for example, composers. But maybe in the next volumes there will be something like that. Okay, I would like to go back now to the theme of Venice, because the Ministry of Foreign Affairs is launching a solidarity campaign. Actually, there are two solidarity campaigns going on right now. One is through the Municipality of Venice, and the other one is through Save Venice, the organization that has also offices here in New York. And if anyone is interested in making a donation, you know, we can provide information about where to do that in a safe way. And we have a very short video now too. Great. I would like to thank again Domenico Monteforte, William Zonfa, Carlo Baldassarri.